Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai giudei: in verità vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. Gli dissero i giudei: ora sappiamo che è un demonio. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici: chi osserva la mia parola non conoscerà mai la morte. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto, anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere? Rispose Gesù: se io glorificassi me stesso, la mia gloria non sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: è nostro Dio, e non lo conoscete. Io invece lo conosco, e se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e se ne rallegrò. Gli dissero allora i giudei: non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù: in verità vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero pietre per scagliarle contro di lui. Ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Nella prima lettura, fratelli e sorelle cristiani, abbiamo sentito e ascoltato la conclusione dell'alleanza fatta da Yahweh con Abramo, poco dopo la sua chiamata, alleanza in occasione della quale, come santa tradizione, viene cambiato il nome ad Abramo. È una cosa molto significativa, sapete che questa cosa poi è passata ampiamente nel cristianesimo, il nome di battesimo per esempio. Voi sapete che sono andato a scartabellare qui i registri, che mi è capitato l'anno scorso con una richiesta di uno che mi ha chiesto un certificato di non so quale secolo. Sapete quanti nomi di battesimi mettevano? 5, 6, 7, anche 8 nomi di battesimo. Un tempo. Vedete come abbiamo perso la fede, eh? Poi i cambiamenti di nome quando uno diventava religioso, no? Padre Pio, sapete che non si chiamava Padre Pio, si chiamava Francesco, anzi dice al secolo, no? E anche il Papa cambia il nome, c'è cioè un nome normale, ecco, perché il cambio del nome indica che tu stai acquisendo una peculiarità specifica nel tuo rapporto con Dio, nella tua missione molto particolare. Quindi. E infatti Abraham, padre di una moltitudine in ebraico, no? Quindi con l'alleanza diventerà padre di una moltitudine, e no, tra l'altro Abramo manco, non solo degli ebrei, sapete che Abramo è padre di tre religioni monoteistiche, tutte tre le religioni monoteistiche, perché per gli ebrei c'è Isacco, per i musulmani è la discendenza di Agar Ismaele, figlio della schiava, e poi c'è il nostro Signore Gesù Cristo di cui parla nel Vangelo, no? E Abramo è messo nella prima lettura oggi perché è l'occasione della disputa evangelica di Gesù con i giudei, il discorso su Gesù e Abramo, dove fondamentalmente Gesù dice di essere colui in vista del quale furono fatte le promesse ad Abramo, quindi il compimento dell'opera iniziata da Dio con Abramo, ed è così, e rivendica la sua esistenza prima di Abramo, quindi prima che Abramo fosse, io sono. E come al solito incontra l'ostilità dei giudei. Non è ancora 50 anni che hai visto Abramo. Vedete, però Gesù non ha paura di dire questo, perché come ha sempre fatto anche con i giudei, prima di dirla quella grossa, prima che Abramo fosse io sono, è grossa, perché io sono è con la I e con la S maiuscola. E sapete che io sono colui che sono. È il nome di Dio, è il nome con cui si rivelò il Signore a Mosè. Quelli non erano stupidi. Nel Vangelo di San Giovanni spiega
spesso c'è questo io sono. Per esempio, quando Gesù, particolare solo del Vangelo di San Giovanni, nell'orto degli ulivi lo vanno a catturare, chi cercate? Gesù risponde, la traduzione è sono io, ma in realtà è io sono, e cadono tutti per terra. Cioè sta dicendo, ragazzi, chiariamo subito un punto. Io sono Dio, quindi non è che voi mi catturate, ma io mi lascio catturare, perché se no vi fulminerei a tutti quanti. Ecco, adesso accomodatevi, dopo, ok? Quindi è un termine forte. Qui Gesù lo giustifica dicendo, se io glorificassi me stesso, la mia gloria non sarebbe nulla, ma chi mi glorifica è il Padre mio. E non fa riferimento alle manifestazioni, ci sono state anche quelle sensibili della voce del Padre, ma ai miracoli. Tutto il Vangelo di Giovanni è costruito in questo modo. Sapete che il Vangelo di San Giovanni è l'ultimo Vangelo e è tutto polarizzato a mostrare come Gesù è Dio. Perché quando Giovanni scrisse, siamo molto avanti, siamo quasi alla fine del primo secolo, cominciavano ad esserci le prime eresie che negavano, tanto per fare una cosa nuova, la vera divinità di Cristo. Hanno cominciato subito, fino ad arrivare poi alla grande crisi ariana nel IV secolo che ha sconvolto la Chiesa. Ario fondamentalmente negava che Gesù era il vero figlio di Dio. Noi diciamo nel credo la domenica, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, quello è stato scritto per combattere l'eresia ariana, che era diventata un appestamento dentro la Chiesa cattolica. C'erano un sacco di vescovi che andavano dietro Ario, quindi questo per chi ogni tanto si scandalizza delle cose, la maggioranza dei vescovi cattolici era ariana, quindi capite? Quindi il Coelet direbbe niente di nuovo sotto il sole quando si vedono delle cose strane che succedono, no? Però Gesù dice questo, cioè io posso dire questa cosa perché ci sono questi segni, e la glorificazione del Padre era la spia che doveva indurre queste persone a capire che Gesù era il compimento, era l'atteso. Però purtroppo, questo è sempre lo stesso problema che è drammatico, quando si obnubila volontariamente l'intelletto, cioè quando si decide prima del tempo, non serve assolutamente a niente. Guardate, questa è una cosa veramente incredibile. C'è online, facciamo con pubblicità a un mio confratello, così ogni tanto parliamo bene tra preti gli uni degli altri, dopo ogni tanto si chiama Don Michele Secci, che ha fatto un'omelia che si chiama La coerenza non è una virtù, si dovrebbe chiamare così, bellissima, dove dice una cosa molto importante, cioè che quando una persona, come dire, parte per la tangente, non la ferma nessuno. E è fondamentalmente un'operazione di abdicazione all'uso dell'intelletto, quindi togliersi l'unica cosa attraverso cui Gesù, Dio, cerca di farci riflettere e portarci alla conversione, al cambiamento di vita. Quando questo accade sono veramente guai. Datela a sentire perché vale veramente la pena. Siano lodati Gesù e Maria.